Il coordinamento donne della CGIL Toscana il 28 settembre, nella giornata mondiale dell'aborto sicuro, ha organizzato a Firenze una colorata manifestazione per dire che la legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza venga seriamente applicata. Qualcosa non va infatti nella sua attuazione, resa vana dalla crescente obiezione di coscienza, tanto che in Italia sono almeno 20.000 le donne che ricorrono ogni anno all'interruzione di gravidanza presso le mammane, rimettendoci spesso la vita. Dunque, l'aborto clandestino esiste ancora? Sì, l'aborto clandestino esiste e esiste anche un'altra forma di aborto fuori dalle strutture ospedaliere, visto che si incrementa in maniera molto sospetta il numero di aborti cosiddetti terapeutici nelle cliniche private. La legge 194 è una corsa a ostacoli e contro il tempo, se guardiamo i dati toscani, dove il 56,2% dei medici sono obiettori, quindi più della metà. I medici che praticano, che non sono obiettori, sono, diciamo, nella parte finale, prevalentemente nell'età più adulta, quindi andranno in pensione senza un adeguato turnover, e quello che succede è che si allunga il tempo di attesa fra la domanda e la richiesta di intervento e l'intervento stesso, un allungamento di oltre 4 settimane. Questo significa un maggiore rischio per la vita delle donne. E un'altra cosa che noi vediamo è che aumenta il numero delle donne che fanno richiesta di interruzione ma poi spariscono, l'interruzione non la fanno più nelle strutture ospedaliere. È anche questo, sospetta, in maniera troppo sospetta, qualcosa che ci fa riflettere sull'esistenza dell'aborto clandestino. Oggi vedete i palloncini rossi, che sono segno per noi della libertà di scelta, e anche le grucce, che sono invece il simbolo dell'aborto clandestino, che fa ancora troppe morti. Considerato che per la donna l'aborto è sempre una scelta difficilissima, la legge 194, per come è attuata, sembra quasi che la renda, la castighi. Ma io non credo sia la legge a castigare una scelta libera delle donne, anzi, ricordiamo, in una giornata in cui siamo a proclamare la necessità di depenalizzare l'aborto in tutto il mondo, giornata mondiale oggi sull'aborto sicuro e legale, io credo invece che in Italia abbiamo una buonissima legge, non a caso nata negli anni 70 dalla volontà parlamentare, ma sostenuta poi da un referendum che ebbe un grandissimo sostegno popolare e in cui le donne hanno fatto un percorso anche di elaborazione culturale molto importante. Quindi abbiamo una legge buona. Il problema, quello che noi oggi diciamo qua, è l'applicazione di questa legge, che evidentemente, sono dati a cui anche il Consiglio d'Europa ci ha contestato, non è applicata a causa dell'alto numero di obiezioni di coscienza. Sulla coscienza è difficile dire qualcosa, no? È un argomento molto intimo. Io credo però che ci sia una patologia in Italia su questo, perché ci sono medici costretti ad essere obiettori, il medico non obiettore è discriminato, è costretto a fare solo IVG e sono comunque anche loro lavoratori da tutelare in questo senso, quindi vorremmo uno Stato laico che abbia il coraggio anche di mettere dei limiti al numero di medici, anestesisti, farmacisti e adesso anche psicologi, con l'ultimo evento purtroppo successo proprio in Toscana, che non danno alle donne la possibilità di vivere la legge come questa dovrebbe essere vissuta. L'altro aspetto di disapplicazione della legge riguarda la prevenzione, nel senso di consultori funzionanti dove si possa trovare informazione su contraccezione, affettività, educazione nelle scuole. Noi oggi diciamo tutto questo, ma la legge la difendiamo, la vogliamo rivendicare.